Prima menzione per il film Ombra e il poeta, prodotto presumo da Cinesmania, per la capacità di coinvolgimento della comunità locale, la valorizzazione e il rilancio di un territorio poco conosciuto e spopolato. Ritiro il premio Gianni Caminiti, che è il regista del film. Questo è per te. Premi incrociati. Grazie a tutti per questo riconoscimento. Io devo dire solo poche cose. Noi ci siamo presi un rischio molto bestiale facendo questo film, perché abbiamo fatto qualcosa che non veniva fatto da tantissimo tempo, un film completamente musicale, tutto cantato. Un'opera rock non si vedeva da quasi 50 anni in Italia ed è stata fatta una volta sola. Ci siamo presi questo rischio, poteva essere un film costosissimo, e abbiamo sostituito il modello economico a un modello di relazioni. In questo modello di relazione, ed è il motivo per cui noi dedichiamo questa menzione, abbiamo avuto la collaborazione di una piccola perla delle Alpi, una valle di meno di 800 abitanti che ci ha ospitato, che è la Valle Taleggio, che in questi giorni è colpita da una dura frana che l'ha spezzata in due, che ci ha ospitato nelle loro case, chiese, ci hanno messo a disposizione tutta la loro, tutte le loro realtà, ci hanno dato da mangiare, ci hanno sostenuto, e tutta la montagna ha collaborato dal soccorso alpino fino al forestale. E quel pacchettino di biscotti che ho portato simbolicamente, poi forse non ce n'è neanche una briciola alla testa, è perché a suggellare questa cosa, insomma, alla fine della produzione, il pasticcere della valle ha creato un'intera linea di dolci dedicata al film. Sono i biscotti e le crostate del poeta, che da allora vengono vendute molto, molto, molto fortemente in valle, anche perché sono senza colesterolo, quindi in una valle dove il Taleggio spopola ovviamente c'è colesterolo alto. E l'ultima cosa che devo dire è questo film riceve questa menzione oggi, a pochi giorni dall'uscita, chi volesse vederlo, si chiama Ombre Poeta ed esordirà al Cinema Arcadia di Melzo. Anche qui, modello di relazioni, ci hanno dato la miglior sala d'Europa, quest'anno premiata per l'audio e per il video, e per un'opera rock credo che sia il massimo. Quindi vi ringrazio tantissimo e speriamo di vedervi al cinema. Te li mangiare.